Beh, la parola Paralimpiadi tempo fa, quando io avevo appena fatto l'incidente e stava per partire Atene, qualche anno dopo, diciamo, sì, era qualcosa che non capivo neanche. Poi, sai, dopo il 2007 che ho vinto il mondiale, è diventato qualcosa di concreto e poi Pechino è stata la prima realizzazione di un grande sogno per. Forse il sogno più bello per un atleta partecipare alle Olimpiadi è sicuramente un obiettivo più che un punto di partenza. Ma cosa suscita in me la parola Rio? Intanto distanza, tanta distanza che rispetto alle Olimpiadi di Londra era diciamo un vantaggio averla così vicina, intanto perché si è potuto andare a provare il percorso prima. Rio un tempo mi faceva pensare al carnevale, alle feste, invece da un po' di anni che si sa il luogo, è chiaro che fa pensare a diciamo, tensione, fa pensare a voglia di realizzare un grande sogno che è quello di vincere finalmente la medaglia d'oro, che è forse l'unica che, anzi, è l'unica che manca dopo gli argenti e gli ori vinti prima. L'allenamento per i Giochi Paralimpici poi non è diverso da quello che si fa per gli anni in cui l'Olimpiade non c'è, perché ogni anno il Mondiale è l'appuntamento più importante, quindi è all'incirca nello stesso periodo, quindi la preparazione non è che cambia molto. L'anno olimpico, chissà perché, si va tutti più forte, quindi di conseguenza c'è il salto più grosso nelle prestazioni. Rispetto agli anni precedenti, ci arrivo, rispetto alle Paralimpiadi precedenti, ci arrivo con qualche titolo mondiale in più e quindi con meno preoccupazione di dover dimostrare di dover meritare il posto. E quest'anno quindi dovrei riuscire a fare una preparazione molto più mirata per i 3 giorni in cui ci saranno le 3 gare. Ma io idoli, diciamo che un tempo li avevo, finché ero ragazzino li avevo. Adesso tendo a evitare di mitizzare gli atleti, perché poi alla fine mi sono reso conto che sono uomini come me, persone come me, quindi hanno i loro pregi, i loro difetti. Nel ciclismo mi piace molto Cancellara, perché lo vedo un atleta, intanto è un cronometrista come sono io, mi piace come persona, però. Non ho dei miti in particolare. Mi ispiro molto ai miei compagni di squadra. Io ho la fortuna di avere in squadra atleti come Alex Zanardi, Francesca Porcellato, che sono altrettanto dei miti per quello che hanno fatto, quindi.